Finalmente siamo a Camino per la penultima prova della Piemonte Cup. Ora andiamo a provare il percorso. Questa gara l'avevo già fatta l'anno scorso, mi piace molto come percorso ed era andato anche bene. Avevo fatto podio dietro a Masoli e a Ganzi. Avevamo fatto anche un bel pezzo di gara insieme, poi siamo arrivati in volata io e Ganzi, però l'avevo persa. Però è andato molto bene. Speriamo di fare bene anche stavolta. Per ora andiamo a vedere un po' il percorso. Si parte giù da questa strada e c'è il lancio, ma non c'è niente di che da far vedere. È solo una salita in asfalto. Poi si passa sotto l'arrivo e si gira dopo lo stop a destra. Invece poi nei giri normali si entrerà in queste fettucce sempre a destra e si farà quella S là. E subito dopo questa S si entra in questa discesa velocissima per poi entrare in questo sentiero, con questi due saltini molto divertenti che in gara li abbiamo presi ancora più forti di come li abbiamo presi qua, penso. Wow! Bella! Poi qua si sale ancora, si arriva sull'asfalto, si riscende un pelino. Poi si prende questa strettoia bella cattiva. Non la ricordavo. Per poi fare ancora un po' di sentiero stretto e andare nella discesa dei tornanti. Questa discesa è anche molto carina, con tornanti stretti, che farla forte non era banale. Dopo un po' di su e giù si arriva a questa salita che era la mia preferita, che iniziava con questo strappo bello cattivo per poi stopparsi con questa piana su asfalto e ricominciare un centinaio di metri dopo con questa curva, dopo il quale riprende a salire, sempre abbastanza ripido. La durata complessiva della salita era di circa 1 minuto e mezzo o 2. Poi si prendeva questa discesa in cui ci arrivavi finito e devi fare attenzione a quest'ultima curva che scivolava abbastanza. Poi di nuovo un po' di discesa flow. Per arrivare a questi due strappi. Dopo gli strappi scendeva ancora. Anche questa molto carina, un po' più di sottobosco. Con un salto che se lo prendevi troppo forte ti portava lungo, qua infatti stavo per sbagliare. Poi qua compressione bella cattiva, curva sinistra. Curva destra e di nuovo una compressione. Questa discesa, se ci arrivavi troppo stanco, era complicato farla forte. Poi whoops molto vicine, che io il primo lo prendevo in mano e poi continuavo normale. Salto in cui si sfiorava la testa. Ma là stavo per toccare l'altro con la testa, che mi sembrava, perché me lo sentivo vicino. Me lo sono sentito proprio vicino vicino. Sì, effettivamente era molto vicino. Ah, dove vai? Poi c'è un po' di piana per portarsi all'ultima salita. Tipo qua una bella infilata, bah, madonna come ci entra bene. Sì. Anche qua, guarda che bella aperta che riesce. Qua così.
bello. Ah, qua a destra. Sì. Tipo così. Ah, è vero che sale di qua. Sì, questo è il pezzo che voi fate in discesa, ti stavo entrando dentro. Minchia, se ci scende fa il culo qua. Qua c'è qualche strappetto ripido, poi fai ancora un po' su e giù. Madonna. E dopodiché inizia la salita vera e propria. Da questa strada federale parte l'ultima salita. Penso che sia anche la più lunga. Per poi arrivare allo strappo finale, il più mortale, perché ci arrivi che sei finito e devi fare attenzione a non cadere indietro, perché è veramente tanto ripido. Poi si arriva sull'asfalto e volata finale per guadagnare più posizioni possibili. Dopo la prova percorso non sono più riuscito a registrare niente, perché siamo arrivati a casa veramente tardi. E poi io ho mangiato, preparato la bici, preparato la borsa e sono andato a dormire. Perché poi il giorno dopo mi sono svegliato alle 6, perché la partenza era prevista alle 9:30 e per arrivare alle 8 circa dovevo svegliarmi a quell'ora. Poi in realtà siamo partiti parecchio in ritardo, siamo partiti verso le 10 praticamente. Siamo stati tanto fermi in griglia, saremmo stati in griglia più o meno 40 minuti, forse anche di più. Questa cosa io la patirò un po', però non vi spoilerò niente e ci risentiamo dopo le clip della gara. Alla fine un altro secondo posto tra quelli della classifica generale e un quinto posto domenica alla gara. Sono abbastanza soddisfatto, alla fine sono riuscito a metterla insieme. Diciamo che sono partito bene, sono riuscito a entrare nel bosco nelle posizioni in cui volevo entrare. Però poi abbiamo fatto un giro parecchio forte, almeno per me era un ritmo che ho patito un po'. Anche perché, come vi ho anticipato, siamo stati veramente tanto fermi in griglia, dico. E questa cosa un po' l'ho patita, io la patisco sempre, anche questa volta appunto l'ho patita. Infatti poi al secondo giro mi sono dovuto calmare un po' e ho dovuto fare un giro un po' più tranquillo, perché eravamo ancora rimasti tutti insieme, a parte Peruzzo, vabbè, che è andato via. Eravamo rimasti io, Moncalvo, Ganzi, Pic e un altro ragazzo che adesso mi sfugge il nome, che però non mi sembra che è piemontese, ma è lombardo. Fatto sta che alla fine del primo giro eravamo ancora tutti insieme. Poi io, a poco prima dell'arrivo, mi sono staccato e da là non so bene cosa è successo davanti. Fatto sta che ho fatto un secondo giro da solo e poi verso metà del terzo giro ho preso Giulio. E poco prima di prenderlo era appena caduto con un master che gli era entrato dentro e oltretutto aveva anche bucato. Infatti poi si è dovuto fermare nella tecnica, gli è andata anche abbastanza bene, che comunque riusciva a pedalare ed è riuscito ad arrivare all'area tecnica
pedalando. Infatti secondo me, io fossi stato lui, avrei buttato dentro un fast e non avrei cambiato completamente la ruota, perché io la ruota l'ho vista e non era completamente a terra. Quindi io avrei fatto così, però se hanno preso quella decisione c'era stesso motivo. Fatto sta che inizio il quarto e ultimo giro in quinta posizione, perché appunto avevo superato Giulio. Lui non so bene quanto tempo sta in area tecnica, ma poi all'arrivo arriviamo con mi sembra 3 o 4 minuti di distacco e con un po' di posizioni di differenza, perché io ho chiuso quinto e lui ha chiuso undicesimo. Adesso non mi ricordo bene in mezzo tra me e lui quanti ce n'erano che partecipano alla classifica generale, però un po'. Infatti ora ho preso un bel po' di vantaggio e devo fare solo attenzione la prossima volta, che sarà l'ultima gara, a non fare cavolate. E per il resto dovrei stare abbastanza tranquillo. Adesso non voglio tirarmela, però diciamo che mi dovrebbe bastare non fare cavolate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché la prossima settimana parteciperò alla Gran Fondo di Monte San Giorgio, che è vicino a casa mia e dove mi alleno sempre. E stavo pensando di portare anche la GoPro con me. Non ne sono ancora sicuro. Devo vedere dal punto di vista regolamentare se è possibile farlo, e anche poi dopo che vedrò l'elenco partenti ha senso portarsela o se ci sarà da menare veramente e quindi meglio portarsi dietro il meno peso possibile, anche perché sono 40 km e 1700 metri di dislivello, quindi è una gara abbastanza tosta. Mentre la settimana dopo ci sarà finalmente la finale della Piemonte Cup, sempre a Rossana, dove anche ci sta la finale dell'anno scorso, che tra l'altro è uscito anche il video, ve lo lascio qua in alto a destra. L'anno scorso poi non è finita benissimo, perché dalla seconda posizione in cui ero in classifica generale nelle ultime gare sono slittato alla quarta, però speriamo che stavolta non riaccada una cosa del genere. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, fate tutte quelle cose e ciao ciao, ci vediamo la prossima settimana.